di fascista, proprio qui nel 43, durante i primi scioperi che fecero iniziare la resistenza partigiana in questo quartiere, i fascisti uccisero altre 140 persone. E questo sono dei tanti esempi per dire che chi ci mette dentro il nostro vicino di casa sono sempre soliti servi dei padroni e amici dei più meritati. Questo non dimentichiamocelo mai, perché i fascisti per la stessa definizione sono sempre dei tutti ricordi e con chi c'è fama. E allora oggi a Torino vogliamo dare un segnale che dice forte che le periferie vivono un forte disagio, una forte povertà, ma che la soluzione non è prendersela contro il più debole, non è prendersela contro chi sta nelle nostre stesse condizioni, se non peggio. In questo quartiere i fascisti, Forza Nuova e questo fantomatico comitato riprendiamoci il quartiere, dicono che qui non c'è spazio per i rom, cercando di puntare, di far capire che tutti i problemi che i cittadini di questo quartiere non solo vivono quotidianamente, come la mancanza di servizi o l'abbandono totale da parte delle istituzioni cittadine nazionali. Vogliono farci credere che il problema sono tre camper di rom che purtroppo sono costretti a vivere in condizioni pietose grazie alle istituzioni che non danno risposte, grazie alle istituzioni è tutta questa la situazione che si crea. E allora Mirafiori antifascista, Torino antifascista e antirazzista, un segnale forte quest'oggi da Torino anche rispetto ai fatti che stanno infiammando le periferie romane. E allora un messaggio forte oggi per dire che gli unici responsabili del degrado, della povertà, del disagio che viviamo nei quartieri, nella città, è solo lo Stato, sono solo le istituzioni. E allora parliamo forte, il degrado è colpa dello Stato, non dell'immigrato. Dei palazzi, dei palazzoni al posto delle case popolari, mezze vuote perché ovviamente sono ad affitto molto alto, e hanno costruito delle vetrate per degli esercizi commerciali promettendo lavoro alla gente del quartiere. Questa cosa non si è mai verificata. Di conseguenza anche nelle case ATC ci sono dei grandi problemi, come per esempio sopportare le spese delle case popolari è una vergogna, ed è questo il vero crimine in quartiere. La mancanza di lavoro e gli spazi di socialità per i giovani, perché sì, certo, ci sono tutta una serie di servizi qua che mancano, a cominciare per esempio dai mezzi pubblici. Chi abita qua in quartiere come me sa benissimo che per andare in centro magari devi aspettare 40 minuti in 14. Quindi oltre ai rom, qua ci sono ben altri problemi su cui concentrarsi, e questi problemi sono causati non dall'immigrato come dicevano nell'intervento che mi ha preceduto, ma dai governi, dalle istituzioni che per anni si sono sbattute altamente di questo quartiere e di tutte le periferie. Il primo risultato di questo tentativo schifoso che Forza Nuova sta facendo da due settimane a questa parte di infiltrarsi in questa zona e cercare di infilarsi nel disagio che vive questo quartiere come tanti altri quartieri di Torino, per creare problemi, per creare tensioni, per cercare di incanalare la rabbia delle persone in una direzione che sia comunque funzionale a questo sistema di cose, che faccia peraltro ben comodo ai politici che ci stanno governando. Perché è chiaro che in questa situazione di crisi, in questa situazione di completo abbandono delle periferie da parte di un'amministrazione comunale che è soltanto interessata a una città con uno spazio di cementificazione, uno spazio di affarismo più becero e mafioso per distruggere e devastare il quartiere, la provincia di Torino, le valli, in nome soltanto del profitto e dell'accumulazione e dell'investimento di denaro,
Ebbene, in questa situazione è chiaro che le periferie non contano, non valgono nulla, la popolazione che vive in questi quartieri per Fassino, per Chiamparino non vale niente. Vale soltanto questo, mandargli 1000 poliziotti in tutti i lati del quartiere per difendere 4 pagliacci che stanno cercando con la loro retorica arrappazzonata, pensando che la gente sia scema, perché questo è quello che forse non la pensa, pensa che la gente di Mirafiori sia scema e si faccia abbindolare dalla loro retorica di 100 anni fa. Dire oggi con chiarezza è che la responsabilità di questo disagio, delle difficoltà che viviamo ogni giorno, della fatica di arrivare a fine mese. Negli ultimi giorni a nessun accesso con un partito una manifestazione lo stesso partito che fa parte di un sistema che tutti i giorni ci punisce, tutti i giorni ci mette un paese più povero, un paese in cui non si va tutti a un motivo per arrivare più verde. Non bisogna lasciarsi ingannare. Mirafiori, come tutto Torino, è accogliente, è al centro della vita. L'immigrazione, dobbiamo lavorare su questo, l'immigrazione, sui servizi che mancano, sulle strutture che non ci sono. Io non ti sai che in questo momento c'è un primo, ci metto una vita che va in centro. Non fanno altro che tagliare il servizio. Mi fanno già una circoscrizione. Io immagino gli anziani non hanno quanti chilometri per arrivare a un funerale, a un asile, o per tutti anche un servizio perché verranno tagliati ancora di più. Su questo bisogna lavorare. Grazie a tutti. Come si chiama?